Io penso che la cultura greca, la lingua greca faccia parte di noi, quindi per me la giornata ellenica è molto importante ed ha un grande valore, in particolare qui a Napoli che la Grecia, ma anche la romanità in generale la sentiamo tutti i giorni nella nostra lingua, nelle nostre strade. Per noi che abbiamo scelto questo indirizzo, l'indirizzo classico, comunque la cultura greca, la cultura classica in generale serve come modello e come esempio al mondo che oggi ci circonda e alla società che oggi ci circonda, perché solo attraverso, diciamo, il modello passato noi possiamo comprendere al meglio il futuro e il presente soprattutto. Abbiamo organizzato una rapsodia, cioè un canto di migranti. Il termine, l'etimologia chiaramente di rapsodia ci richiama all'idea di un canto di chi si muove, di un popolo che viaggia, e abbiamo cercato di cogliere appunto l'attualità della lingua greca, della cultura greca nella nostra lingua attraverso il termine rapsodia. La giornata mondiale della lingua e della cultura greca si celebrerà venerdì 9 e sabato 10 febbraio nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Napoli è il luogo ideale e naturale per una manifestazione che vuole valorizzare i legami con la cultura greca antica, grazie alla straordinaria eredità presente ancora oggi nella memoria e nella vita della città. Ed è proprio qui che 4 anni fa è nata l'iniziativa che oggi, dopo il riconoscimento ufficiale del voto unanime del Parlamento ellenico, abbraccia ormai 80 licei in tutto il mondo. Tutta la città metropolitana non è soltanto testimone di una civiltà passata, però conserva, diciamo, negli usi e nei costumi anche una lunga tradizione e preserva anche la memoria dei siti, non soltanto li conserva. Noi speriamo che con lo sviluppo del liceo classico, che speriamo possa sopravvivere a questa crisi di irrazionalità che sta travolgendo l'Occidente, possano essere recuperati i valori fondanti dell'umanesimo che sono alla base di tutta la cultura classica, perché probabilmente non siamo stati fatti soltanto per lavorare e per ucciderci tra noi, per avere condizioni di vita materiale migliore. Mettere anche criticamente in discussione processi formativi che tendono invece eccessivamente, in modo sbilanciato, a trascurare la formazione della personalità soggettiva del giovane a scapito dei tecnicismi, degli specialismi. Credo che questo sia, oltre che un danno per i nostri giovani, un vero e proprio regresso dal punto di vista civile. E quindi la lingua greca, la giornata che dedichiamo a questo appuntamento, serve proprio a difendere questa dimensione degli studi, ma direi più in generale questa dimensione formativa e pedagogica. Quindi, tra l'altro, noi siamo una città di origine greca, quindi stiamo parlando delle nostre radici fondative. Questa è una città che ha parlato greco fino all'anno 1000, direi proprio anche una battaglia delle idee che bisogna fare contro aspetti della globalizzazione che sono, dal punto di vista antropologico, molto molto dannosi.